Padre Gabriele Amort, esorcista della diocesi di Roma da quasi 21 anni, sacerdote della Congregazione di San Paolo ed esperto nella figura di Maria, sostiene che il demonio è terrorizzato dalla madre di Cristo, poiché è lei a schiacciargli la testa. E una volta a un mio confratello, a un mio amico esorcista, che ha chiesto al demonio quali sono le qualità della Madonna che più lo feriscono, gli ha risposto: perché è la più pura di tutte le creature e io sono il più sozzo, è la più ubbidiente di tutte le creature e io sono il più ribelle, colei che non ha mai commesso la più piccola colpa di peccato, per cui mi vince sempre. Padre Amort afferma che Dio, in certe occasioni, costringe il principe della menzogna a rivelare la verità, mentre solitamente il demonio tenta l'uomo per farlo sprofondare nel peccato. Quella di tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato ed è l'attività a cui il demonio tiene di più. E tutti siamo soggetti a questa attività del demonio dalla nascita alla morte. Secondo Padre Amort, Maria è una figura chiave nella lotta contro il male, contro le debolezze e i peccati, ed ella stessa venne tentata. La mia materia è la Mariologia. Più volte mi è stato chiesto se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certamente, quando? Dalla nascita alla morte. Però ha sempre vinto lei.